colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene di OCG. È la terra che ha incantato il mondo intero con la sua straordinarietà, diventando patrimonio UNESCO nel 2019. Andiamo a scoprirlo grazie a un cammino di 4 tappe tra Vidore e Vittorio Veneto, per un totale di 51 chilometri lungo il filo di cresta della Core Zone, il cuore di un territorio unico al mondo, fatto di natura, geologia, storia e curiosità. Il cammino delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene inizia presso il municipio di Vidor, a due passi dall'antica abbazia di Santa Bona, posta sulle sponde del fiume Piave. Dal municipio ci portiamo verso il Colle del Castello, la prima della lunga serie di piccole montagne che affronteremo nel nostro viaggio alla scoperta del territorio patrimonio dell'umanità. Sulla cima domina la chiesa, monumento ai caduti. Nella Grande Guerra, le colline poste tra l'abbazia e Bigolino furono teatro della prima battaglia di arresto sul Piave, dopo la rotta di Caporetto. Le truppe italiane, prima di ripiegare sulla riva destra del fiume, avevano fatto saltare tutti i ponti il 9 novembre 1917, tranne quello di Vidor, che venne distrutto il giorno dopo, per resistere fino all'ultimo contro l'avanzata austro-ungarica. Da quel giorno e per un anno le sponde del Piave divennero nuovo fronte e le colline furono occupate dal nemico, fino alla fine della guerra. Dal Sacrario il percorso prosegue lungo il sentiero dei cipressi, in direzione del Col Carpenon, del Monte della Polenta e del Col Castellon, raggiungibile con una breve deviazione alla Croce di Vetta. Poco distante sorge l'antico santuario di Madonna delle Grazie. Giunti sulla strada Col Bertaldo San Giovanni di Valdobbiadene, si sale verso i vigneti del Col Giardino, per portarci, con passaggi nel bosco, verso la cima del Col Maor, che con i suoi 368 metri di quota è la collina più alta di Vidor. È la volta del Col Mongarda, dove vi sono le interconnessioni con il Cartizze e Valdobbiadene. E più avanti passiamo nei pressi della panoramica croce di Costa Granda. In seguito si raggiunge il Col Mogliana, dove ci sono alcune trincee della Grande Guerra. Scesi tra i vigneti fino a Col San Martino, scopriamo una chiesetta che custodisce un'antica leggenda. L'attuale oratorio, dalla particolare forma ottagonale, è stato edificato nel 1927 sulle rovine di un'antica chiesetta distrutta nella Grande Guerra. Da secoli è meta di coppie che hanno difficoltà ad avere un figlio. Fanno il voto a San Martino di Tours estraendo da un'urna un bigliettino con un nome. Sarà quello che dovrà essere dato al nascituro se il santo patrono concederà la grazia. A Col San Martino si conclude la prima giornata. Ci meritiamo il timbro sulla credenziale e avremo il tempo di visitare cantine, alloggi e ristoranti tipici, dopo aver percorso 11,7 km con 567 metri di dislivello. Siamo pronti ad affrontare la seconda tappa, quella che da Col San Martino ci porterà dritti dritti a Follina, città d'acqua e di lunga tradizione religiosa grazie alla sua famosa abbazia. Dietro di me l'antica chiesetta di San Vigilio, simbolo delle colline e risalente al X secolo.
Da qui parte il sentiero delle vedette, che ci consentirà di giungere sulle sponde del torrente Soligo passando per il grazioso borghetto di Collagù. Da Col San Martino percorriamo una strada di campagna che serpeggia tra le vigne in direzione delle vedette. A tutti gli effetti, una piccola catena montuosa che offre un percorso a sé stante molto frequentato dal pubblico dei camminatori. Il Moncader, il Pertegar, le Colesie, il Col Vinal, il Col Maur sono soltanto alcune delle cime che si susseguono, mentre ammiriamo scorci spettacolari su uno scenario unico al mondo. Queste colline sono state proclamate Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO il 7 luglio 2019 come paesaggio culturale. Ci troviamo nella Core Zone, il cuore del territorio, composto da 12 comuni, che si distingue per tre particolarità. I terrazzamenti, risalenti al XVII secolo, detti ciglioni, creati dalla nuda terra per contrastare la forte pendenza collinare. L'alternanza di boschi e vigneti, che formano il cosiddetto paesaggio a mosaico, e il sistema geologico, caratterizzato da coordonate parallele tra loro, dette colline a corde, che da Vidor si estendono fino a Vittorio Veneto. È uno scenario spettacolare, unico al mondo. La passeggiata è un continuo alternarsi di scorci tra boschi, valli e colline, dove in passato paleoveneti e longobardi avevano creato i loro insediamenti. Successivamente giunsero le grandi famiglie nobili trevigiane, come i Collalto e i Dacamino, che edificarono importanti fortilizi, tra cui le torri di Credazzo. Giungiamo a Collagù, splendido borghetto risalente al Settecento, di proprietà della famiglia Bottari de Castello. Nel XIX secolo divenne meta di pellegrinaggi e dopo la Grande Guerra venne ricostruita su iniziativa di Giulio Bottari de Castello. In questo periodo furono edificate anche la Villa delle Rose e l'Osservatorio di Climatologia Collinare. La chiesa ospita le spoglie di Sant'Emilio e di Santa Florida, oltre ad alcuni importanti membri del casato Bottari de Castello, tra cui Giulio e Giovan Battista. Fuori il grazioso chiostrino è riccamente decorato con dipinti e statue. Riprendiamo il cammino in direzione del Bosco Impero fino al torrente Soligo, dove si devia a nord. Qui incontriamo il Ponte dell'Umanità, inaugurato il 20 marzo 2023 per consentire l'attraversamento del torrente Campea. Passando per i vigneti delle Talponade, giungiamo a Premaor, quindi proseguiamo a nord fino all'antica località dei Tre Ponti e in seguito raggiungiamo l'abbazia di Follina, che fin dalla sua fondazione fu luogo di studio oltre che centro di spiritualità e ancora oggi è fulcro della vita culturale di Follina. Termina qui la seconda tappa. Abbiamo percorso 15,4 km con 665 metri di dislivello. Follina rappresenta il giro di boa del cammino, perché qui ci si trova all'incirca a metà del viaggio tra le colline Patrimonio dell'Umanità. Ora ci aspetta la terza tappa, che ci consentirà di giungere a Tarzo attraverso sentieri e strade di campagna, tra vigne, boschi e splendidi borghi come Zuel, Rolle, Arfanta e Reseretta. Andiamo!
Dall'abbazia di Follina ritorniamo a sud del paese, in località Marcita. Ci immettiamo sulla ciclo pedonale che conduce al tempio votivo della Beata Vergine delle Grazie, edificato nel 1928 per commemorare i caduti del primo conflitto mondiale e della guerra di Libia. Alla Crosera, storico crocevia di strade di campagna, puntiamo verso la dorsale collinare della costa di Zuel, che risaliamo camminando sulla via del Caldarment, giungendo in località Zuel di Qua, dove sorge la chiesetta campestre dedicata a Santa Lucia. Con una breve deviazione dal cammino, visitiamo uno dei borghi più caratteristici delle colline UNESCO, Rolle. Rolle nel 2004 è diventato il primo borgo italiano tutelato dal FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Non è stato un caso, basta guardarsi intorno per capire che quanto scriveva il poeta Zanzotto in una delle sue poesie corrisponde alla realtà. Rolle è una cartolina inviata dagli dèi. Le case e la chiesetta sembrano sospese tra le ripide vigne, creando un paesaggio di straordinaria bellezza, meta di turisti da tutto il mondo. Ritorniamo sui nostri passi e riprendiamo il cammino in direzione di Zuel di là, percorrendo una tranquilla strada asfaltata che serpeggia tra vigne ed ampie praterie. Dopo un passaggio nel bosco e alcuni saliscendi sulla dorsale collinare, giungiamo all'abitato di Arfanta, dove è posta la quattrocentesca chiesa di San Bartolomeo, che conserva un pregevole organo e un dipinto di Francesco da Milano del 1522. Ora ci portiamo in direzione di Reseretta, con le sue tipiche case e la bella fontana in pietra. E in seguito, grazie ad un piacevole sentiero, camminiamo sulle rive, dove è visibile l'antica chiesa campestre di San Pietro, posta sulla sommità di un piccolo colle. Manca poco ormai, stiamo per giungere a Tarso, nostra meta finale. Tarso, fin dal 1307, ebbe legami particolari con il vescovo di Seneda, tanto da essere da lui nominata vicecontea con propri statuti. Di fronte al municipio sorge quella che un tempo era la Casa Granda, dove aveva sede la vecchia amministrazione, le prigioni, le stanze del notaio e quelle del visconte. L'edificio era sormontato da un campaniletto a vela che annunciava la raccolta dei regolieri. Nella piazza, questi offrirono il loro sangue per la difesa di Venezia nell'anno 1797. Ci rilassiamo camminando tra le viuzze e i palazzi storici del paese, scoprendo un piccolo paradiso della natura davvero singolare, il giardino Museo Bonsai della Serenità. Tra le lanterne giapponesi che intervallano i piccoli alberelli, si viene catapultati in un viaggio tra le meraviglie in miniatura. Termina così anche la terza tappa. Abbiamo percorso 14,3 km con 460 metri di dislivello. Quarta e ultima tappa. Partendo da Tarso possiamo scegliere tra due percorsi. Quello principale, adatto ai più esperti, che segue il filo di cresta del Monte Comun e del Monte Baldo. Oppure la variante nord, che ci porterà sulla riva dei laghi della Vallata. È la soluzione ideale per chi cerca un percorso meno impegnativo.
Entrambe le vie, comunque, si uniranno a Vittorio Veneto poco prima del traguardo finale. Dal centro di Tarso camminiamo sull'antica via Castello, che ci porterà nella parte alta del paese, dove saliamo sulla ripida cresta del Monte Comune. Qui avremo subito dei bellissimi panorami verso le colline circostanti e sui laghi della vallata. Scendiamo con qualche tratto un po' esposto a Nogarolo, caratterizzato da tipiche case rurali, per poi proseguire il sentiero lastricato che rappresentava l'antica strada per Serravalle. Dopo le praterie di Pian de Sitada, raggiungiamo la croce di vetta sul Monte Baldo, che è la cima più alta del nostro cammino. Ci troviamo infatti a 597 metri di quota. Quassù il panorama è davvero spettacolare. A fondovalle osserviamo l'abitato di Revine, mentre più a nord c'è il Fadalto, che è stato percorso da pastori, mercanti, eserciti in quella che è stata l'antica strada regia d'Alemagna che collegava la Mitteleuropa con la Terra Santa, con Roma e con la stessa Venezia. Girandoci verso sud si vede la linea delle colline vittoriesi e in secondo piano la grande pianura veneta. Ora comincia la discesa finale con qualche passaggio un po' esposto. Incontriamo i ruderi del trecentesco castello di Monteselli e in seguito raggiungiamo il terrazzo panoramico dove vi sono i resti della chiesa di Sant'Antonio Abate, posizionata nella stretta di Serravalle, giusto di fronte al santuario di Sant'Augusta. Ancora qualche tratto in discesa e saremo finalmente in città, nella storica Piazza Flaminio. Ma torniamo per un attimo a Tarso. La quarta tappa può essere percorsa con una soluzione meno impegnativa, la variante nord. Questo percorso richiede minor impegno fisico perché evita la faticosa salita sulla dorsale del Monte Comune e del Monte Baldo e offre comunque scorci paesaggistici e curiosità davvero sorprendenti. La variante parte dal centro di Tarso e si dirige a nord, entrando nelle frazioni di Fratta e Colmaggiore, dove ci aspetta la Via dei Murales. Le pareti delle case sono abbellite da opere di vari artisti, alcune dedicate all'emigrazione, altre ad antichi mestieri e tradizioni popolari. Seguiamo l'indicazione per il Va delle Femmine, che in passato rappresentava un antico luogo di incontro per le lavandaie sulla riva dei laghi della vallata. I laghi di Santa Maria e di San Giorgio sono due splendidi specchi d'acqua formatisi a seguito del ritiro del ghiacciaio presente in questa zona più di 15.000 anni fa. Sono la meta di numerosi turisti che cercano tranquille passeggiate lungo le rive e offrono opportunità balneari nelle spiaggette, dove prendere il sole o godersi un giro in canoa. Senza contare le numerose attività culturali organizzate durante l'arco dell'anno, tra i rioni dei caratteristici borghi dei comuni di Tarso e di Revine Lago e nel villaggio palafitticolo del Livelletto. Il cammino prosegue per Nogarolo, dove ci inseriamo nella Via dell'Acqua, che attraverso le selve ci porterà al piccolo borgo dei Con. Il nome di questo antico villaggio, documentato già nel XIII secolo, era in realtà San Gusè ed in epoca successiva fu ribattezzato Con, dal soprannome delle famiglie Sonego che da sempre l'hanno popolato.
Giungiamo così a Serravalle, dove ci immettiamo sul cammino principale. Vittorio Veneto è una città con due cuori pulsanti, nata nel 1866 dall'unione delle due municipalità, di Ceneda a sud e Serravalle a nord. Ci troviamo in Piazza Flaminio, il salotto della città, dove si affaccia il Museo del Cenedese, che custodisce importanti opere d'arte e reperti archeologici del territorio. Qui vicino vi sono i resti del castello, centro di un imponente sistema fortificato che fu residenza dei nobili da Camino, e il Duomo di Serravalle, con una straordinaria pala del Tiziano che ebbe con la città un legame profondo. Più a sud, il teatro, intitolato Lorenzo da Ponte, famoso librettista di Mozart, nato a Ceneda nel 1749. Siamo giunti al termine del nostro cammino. In quattro tappe abbiamo percorso 51 chilometri con 2265 metri di dislivello. Ed ora siamo pronti a festeggiare il traguardo di fronte al municipio di Vittorio Veneto. Camminare tra queste colline, dove ogni passo racconta una storia, è stata un'esperienza indimenticabile. Sono immagini che rimarranno impresse per sempre nei nostri cuori.